In 3 mesi a Prato è sparito l'1% delle imprese, male tessile, commercio e ristorazione. Tessile, la creazione di un consorzio tra imprese, incassa nuovi consensi. L'imprenditore Belli: ci ho sempre creduto, adesso ancora di più. Giornata dei diritti del malato, il vescovo Nerbini in visita all'ospedale, vi auguro di riscoprire la bellezza dei rapporti sociali. Coronavirus, solo 2 nuovi casi e nessun decesso a Prato, intanto la regione estende lo screening sierologico gratuito. Didattica a distanza, le testimonianze degli studenti pratesi alle prese con le lezioni online, focus a intorno alle 9. Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi da TV Prato. In apertura parliamo della mortalità delle imprese, perché i dati di Unioncamere fotografano un primo trimestre 2020 decisamente negativo per l'economia pratese. Nella nostra provincia sono sparite quasi 300 aziende, pari all'1% del totale. Tessile, commercio e ristorazione, i settori più colpiti. Intanto il capogruppo di Forza Italia in regione, Maurizio Marchetti, chiede misure urgenti da parte della Giunta Rossi, sentiamo. Solo nel primo trimestre 2020 la provincia di Prato ha registrato una mortalità di impresa pari a 1.010 cessazioni e le 718 nuove aziende nate nello stesso periodo sono escluse dai sostegni Cura Italia, che ancora non arrivano nemmeno al resto della platea avente i requisiti. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, che riporta i dati Unioncamere. In Toscana, nei primi 3 mesi dell'anno, la perdita tra nuove imprese e imprese cessate è di quasi 4.000 aziende. Anche a Prato il quadro è critico e solo in piccola parte attribuibile al coronavirus, i cui effetti si vedranno soprattutto nel prossimo trimestre. Nella nostra provincia sono andate perse 292 imprese, ovvero l'1% del totale. Siamo a chiedere, come gruppo di Forza Italia, alla Regione Toscana che faccia una sorta di rastrellamento del bilancio per andare a recuperare risorse e per mettere un fondo a disposizione per queste aziende che sono nate da poche settimane e che non hanno possibilità di nessun aiuto. Ecco, in questa direzione c'è necessità di soldi a fondo perduto, c'è necessità di defiscalizzare e questi sono atti che una regione che vuole bene alle aziende deve fare immediatamente. Soffrono un po' tutti i settori. Tra le 1.900 industrie tessili attive ce ne sono soltanto 28 nate nel primo trimestre di quest'anno, periodo in cui sono sparite 73 imprese. Significa che in appena 3 mesi, di cui soltanto marzo, interessato parzialmente dalla chiusura per coronavirus, il comparto ha bruciato il 2,3% delle imprese precedentemente esistenti. Meno peggio è andata al settore delle confezioni, quasi esclusivamente a conduzione cinese, che nel primo trimestre 2020, nel saldo nati mortalità, ha perso 41 imprese, a fronte di un totale di oltre 4.300 ditte attive. Male l'edilizia, che ha visto un saldo negativo di 31 imprese, malissimo commercio e ristorazione. Si sono spente 241 aziende commerciali a fronte di sole 125 nuove registrazioni. Nella ristorazione il quadro è ancora peggiore, il 3% di bar e ristoranti ha chiuso i battenti e anche le attività immobiliari pagano dazio con la perdita di 31 imprese. Per quanto riguarda il tessile, l'attività è ormai ripartita da più di una settimana, ma non mancano i problemi. Strada in salita soprattutto per le aziende artigiane. Intanto la proposta di Giovanni Santi della Beste, lanciata in esclusiva su TV Prato, trova il pieno appoggio di Andrea Belli della GT 2000. Sentiamo. Ripartenza difficile non solo per le industrie del tessile, ma anche per le piccole e medie imprese del mondo artigiano. In questi giorni si cerca di recuperare quote di mercato che rischiano di andare perdute dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid. Molto desiderata e molto sofferta. Prima si desiderava ripartire, ora siamo ripartiti, si desidera fortemente gli ordini, che per ora non sono così tanti. Verranno, li arriveranno. L'altro grande problema da sciogliere riguarda la messa a punto di procedure di sicurezza anticontagio. All'orditura GT 2000 sono scattati ferrei protocolli tra totem igienizzanti per le mani, dispositivi individuali di protezione, di cui sono stati forniti tutti e 22 i dipendenti, e la rigorosa misurazione della temperatura all'ingresso.
Per riavviare la produzione serve in sostanza fiducia e attenzione, ma anche unità. Ecco che la proposta di Giovanni Santi della Beste, lanciata in esclusiva su TV Prato, trova il pieno appoggio del titolare Andrea Belli, uno dei primi sostenitori della tesi dell'aggregazione tra imprese del distretto. Soprattutto ora, ci credo ancora di più, dovremmo da questa esperienza terribile che stiamo vivendo, che abbiamo passato e stiamo passando, dovremo proprio trovare il tempo di poterla impostare e realizzare. Abbiamo tante cose da dire ancora. E i primi effetti collaterali della mancanza di unità tra le varie componenti della filiera si starebbero, secondo Belli, già manifestando. Ad alcune aziende pratesi sarebbero infatti arrivate richieste di annullamenti di ordini dai grandi brand della moda, che in altri casi proporrebbero persino pagamenti ridotti o a ribasso. Un allarme che, secondo l'imprenditore, non può passare inosservato. I brand che tendono a taglieggiarci, noi non ci va bene. Bene, sappiate che questo sistema, questo metodo, non lo fanno solo i grandi con noi a Prato, ma anche all'interno nostro. Se capito che non va bene, se capito, facciamo tutti un passo avanti. Noi si sa lavorare alla svelta, ci manca altro un attimo di umiltà, proviamoci. Probabilmente i nostri figli faranno i tessili anche loro. Giornata dei diritti del malato. Stamani il vescovo Nerbini si è recato in visita all'ospedale Santo Stefano, accompagnato dal presidente del Centro per i diritti del malato e dal sindaco Biffoni. Vi auguro di riscoprire la bellezza dei rapporti sociali, ha detto il vescovo, rivolgendosi ai pazienti e al personale sanitario attraverso l'interfono del nosocomio. Noi c'eravamo. La 14ª giornata europea dei diritti del malato è stata celebrata in forma diversa, ma non in tono minore. Non è stato possibile entrare dentro i reparti a causa delle nuove disposizioni che vigono dentro il presidio ospedaliero per il contenimento del coronavirus, ma il presidente del Centro per i diritti del malato Fabio Baldi ha voluto portare questa mattina il suo saluto agli operatori sanitari del Santo Stefano. Un messaggio di solidarietà a coloro che a fianco dei pazienti hanno retto per primi l'urto dell'emergenza da Covid-19. Il nostro ospedale ha risposto bene, la sanità in generale sì, poi come sempre quando ci sono delle cose d'emergenza, questa è stata particolarmente grossa, ci possono essere anche degli scivoloni, ma la sanità ha risposto bene la nostra sanità, il nostro servizio, il nostro personale ha lavorato un po' più del normale, ma ha sempre fatto così, insomma l'ospedale funziona anche molto sulle emergenze, sulle micro, questa è stata una macro. Accanto a Baldi hanno partecipato alla giornata rappresentanti della direzione sanitaria di presidio, il sindaco Matteo Biffoni con l'assessore comunale alla salute Luigi Biancalani e il vescovo Giovanni Nerbini, che ha parlato a tutti i pazienti ricoverati e al personale ospedaliero attraverso l'interfono. Buongiorno a tutti, sono il vescovo Giovanni. In questa giornata quello che vorrei augurarvi è di riscoprire la bellezza del dono della vita. Troppo spesso l'abbiamo, ma non ne siamo fino in fondo consapevoli. E poi la bellezza dei rapporti sociali. A volte bisogna essere lontani dalla nostra famiglia per capire quanto nonni, figli, babbi, mamme, fratelli, sorelle e quant'altro sono importanti per il nostro vivere, per la pienezza della nostra vita. Altra giornata positiva per la provincia di Prato, dove si registrano soltanto 2 nuovi casi di coronavirus e soprattutto nessun decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione Toscana emesso oggi. Dall'inizio dell'epidemia i contagiati raggiungono quota 533, 43 invece le vittime. A livello regionale i nuovi casi sono 26, che fanno salire il totale dei positivi al Covid a 9.657. I nuovi decessi sono invece 10, per un totale di 899. 9 vittime, 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,9 anni. Continuano a diminuire i ricoverati, 19 in meno in terapia intensiva, e a salire invece il numero delle guarigioni, 118 in più, per un totale di 3.670 unità. E intanto la Regione estende ulteriormente lo screening sierologico gratuito.
In Toscana i medici e i pediatri di famiglia potranno prescrivere ai loro pazienti test sierologici per rilevare un eventuale contagio da Covid. E se l'esito sarà positivo, il cittadino dovrà contattare il numero verde 800 55 6060 per prendere appuntamento e fare il tampone di conferma. È una delle novità dell'ordinanza firmata dal presidente della regione Enrico Rossi per indicare altre 8 categorie di persone più esposte al contagio che possono accedere gratuitamente allo screening sierologico di massa avviato dalla regione per intercettare il maggior numero possibile di casi positivi. Queste categorie che noi individuiamo sono categorie che noi diciamo possono essere sottoposte a test sierologico su iniziativa anche della pubblica amministrazione a spese del Servizio Sanitario Regionale, perché riteniamo che sono state le categorie più esposte. Le nuove categorie che possono sottoporsi al test gratuito sono i contatti stretti dei positivi, studenti universitari di facoltà sanitarie con accesso agli ospedali e alle strutture sociosanitarie, medici, odontoiatri, infermieri, libero professionisti, tabaccai, magistrati e personale amministrativo della giustizia a contatto col pubblico, operatori ospiti delle strutture di accoglienza migranti, insegnanti e dipendenti delle scuole, degli asili nido e dei centri estivi alla ripresa delle attività. Finora in Toscana sono stati effettuati 120.000 test sierologici gratuiti e ogni 10.000 test effettuati le persone risultate positive sono 300 e per 50 di queste l'infezione è stata confermata anche dal tampone. Lezioni online, revisioni e laboratori da remoto, ma anche interrogazioni in videocollegamento. È la scuola a distanza che stanno sperimentando gli allievi italiani in queste settimane. Ne parleremo questa sera intorno alle 9 con una docente, la professoressa Chiara Agostini e Medea Sparacino, allieva. Intanto vi proponiamo una clip che abbiamo realizzato e che riassume alcune videotestimonianze di allievi di ogni ordine e grado. Proprio loro ci parlano della didattica a distanza e di come stanno vivendo questa fase. Ciao, mi chiamo Sofia e frequento la quinta linguistica del liceo Niccolò Copernico. Mi chiamo Chiara e frequento la quinta linguistica del liceo Copernico. Sono Nayara Mascolo. Sono Giovanni. Mi chiamo Medea. Agostino, ho 9 anni e frequento la quarta elementare. Con le lezioni online per ora funzionano, stiamo andando avanti col programma, i professori ci vengono incontro, ci aiutano. Cerchiamo di tenerci aggiornati sugli orari delle lezioni la mattina, sui compiti giorno per giorno. Se alcuni adulti pensano che noi in questi giorni di quarantena non si fa nulla, si sbagliano, perché ogni giorno io ho una o due video lezioni e ci assegnano compiti, video e domande. La didattica online ha i suoi aspetti positivi ma anche negativi. Innanzitutto ci permette di rimanere in carico del programma e nel mio caso di prepararci al meglio per l'esame di Stato. Purtroppo stare dalle 3 alle 4 ore davanti al computer mette a dura prova la nostra concentrazione e attenzione e ci possono essere dei problemi tecnologici e di rete che non ci permettono di partecipare alle lezioni. Penso di aver imparato molte cose da questa quarantena, per esempio ho imparato meglio a usare il computer e la mia piattaforma. Certo è più facile copiare, però se copi non impari niente. La didattica a distanza, da un lato, ci permette di fare lezione ad orari molto più flessibili, mentre dall'altro può causare problemi se non si ha una connessione internet stabile. Stiamo continuando a imparare e ci stiamo preparando per l'esame al meglio che si può in questo momento. Spero, ecco, di tornare a scuola il prima possibile per rivedere i professori e i miei compagni. Ciao! Ieri pomeriggio il personale della squadra di polizia amministrativa della Questura ha multato un parrucchiere, un 50enne italiano, trovato all'interno del suo negozio nonostante l'obbligo di chiusura. L'esercizio commerciale di Coiano era infatti aperto, nonostante le indicazioni del governo siano quelle di restare chiusi fino a nuova comunicazione. Il 50enne così è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 400 euro. Le aziende che hanno sostenuto spese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale potranno ottenere dei rimborsi grazie ad un apposito bando. Vediamo.
Con l'inizio della fase 2 numerose imprese hanno ricominciato la propria attività, ma il lavoro ora e nelle prossime settimane non potrà prescindere dal rispetto di alcune norme di sicurezza. Per andare incontro alle imprese, Invitalia ha attivato un bando che consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contrasto del Covid-19. Dall'acquisto di mascherine, guanti, occhiali, passando per indumenti di protezione o dispositivi per la rilevazione della temperatura. Con l'inizio della fase 2, ovviamente, ogni imprenditore ha dovuto fare conti con i protocolli per la sicurezza, per mettere appunto in sicurezza le proprie ditte, i propri dipendenti, e quindi questo ha generato ovviamente dei costi che arrivano in un momento, ovviamente in una fase delicatissima per l'economia delle proprie aziende. Quindi in Confartigianato abbiamo pensato che intercettare e riuscire a diffondere notizie sulla presenza, per esempio, di questo bando fatto da Invitalia, che è questa agenzia nazionale per lo sviluppo, che è del Ministero dell'Economia, possa rispondere nel concreto a un'esigenza che è reale adesso da parte di ogni ditta. Il bando ha una dotazione di 50 milioni di euro. L'importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto e fino a 150 mila euro per impresa. Il bando di Invitalia è rivolto a tutte le aziende che sono registrate presso il registro delle imprese come aziende attive che si trovano sul territorio nazionale e che non si trovano in stato chiaramente di fallimento concordato. Il nostro ufficio si sta predisponendo per lavorare questa tipologia di pratiche. Il bando sarà aperto, cioè è stato già pubblicato, ma le domande di prenotazione potranno essere inviate dal lunedì 11 maggio fino al 18 maggio. Per cui niente, al momento stiamo raccogliendo l'elenco delle aziende interessate a partecipare a questo bando. Anche i restauratori hanno potuto riprendere l'attività con la fase 2, ma solo dopo alcune pressioni, perché nel decreto del 26 aprile scorso non erano stati inclusi tra le categorie che potevano beneficiare della ripartenza. Tra le categorie che hanno potuto riprendere l'attività c'è quella dei restauratori. Tutto ciò è stato possibile grazie all'opera delle associazioni di categoria che hanno mediato e sono riuscite quindi a far ripartire le tante persone che operano in questo settore. Inizialmente non avrebbero potuto farlo perché i restauratori erano stati inseriti all'interno della categoria dello spettacolo e delle creazioni artistiche, quindi la loro riapertura sarebbe stata differita nel tempo, non c'era per la verità una data precisa per la loro riapertura. Invece, appunto, grazie all'opera di mediazione delle associazioni di categoria, i restauratori sono stati associati al settore dell'edilizia e appunto grazie a questo intervento anche i restauratori pratesi hanno potuto riprendere la loro attività. E oggi siamo venuti proprio a sentire loro testimonianza e soprattutto anche quello che loro si aspettano dal futuro. È stato questo il problema, perché quando ci hanno fermato, hanno bloccato le ditte artigiane, hanno bloccato l'elaborazione dell'artistico, diciamo, e la categoria 90.03, e insieme a loro ci siamo anche noi, però noi siamo restauratori di beni culturali, abbiamo tutto un altro modo di lavorare, lavoriamo con le opere d'arte, nei cantieri. Già il fatto di essere ripartiti è stata una cosa meravigliosa, perché già siamo stati fermi 2 mesi e ora, per riprendere tutti i nostri contatti nei cantieri, i nostri clienti, forse prima, non certo prima della fine di maggio-giugno, riusciamo a ricontattarli e a iniziare a riaprire lavori nei cantieri. Speriamo di iniziare a lavorare presto, anche perché dopo essere stati 2 mesi a casa ci sono le tasse da pagare, anche se dicono che forse le vogliono rimandare, però le fatturazioni prima di ottobre e novembre sicuramente non le facciamo.
Due sedicenni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver forzato le portiere di due auto in sosta e aver rubato in una delle due vetture alcuni oggetti di elettronica e una confezione di preziosi di una nota marca di cristalleria. Il furto è stato commesso alle 2 di stanotte in via Ferrucci. A mettere i carabinieri sulle tracce dei giovani, incuranti delle restrizioni coronavirus, è stato un residente della zona che ha notato i movimenti sospetti della coppia. I carabinieri hanno rintracciato poco distante i ragazzi con ancora indosso la refurtiva. I due sedicenni pratesi sono stati trasferiti presso un istituto di detenzione minorile a riflettere sulle conseguenze giuridiche della loro condotta, a disposizione della procura minorile che li sottoporrà ad interrogatorio in tempi brevissimi. Uno di loro è risultato già aggravato da precedenti sempre per furto. Ancora la cronaca. La polizia è intervenuta alle 19.30 di ieri in via Pistoiese per la segnalazione di una violenta lite fra sei persone. Gli agenti hanno identificato tre giovani dai 24 ai 30 anni di età, tutti con precedenti di polizia, due residenti a Prato e uno a Pistoia, che erano riusciti ad avere la meglio sul gruppo rivale, costretto alla fuga in auto. Il veicolo è stato poi trovato nel parcheggio dell'ospedale con a bordo un 29enne. Nella baulera i poliziotti hanno trovato una katana e una spranga di 40 centimetri che sono state sequestrate. Gli altri due partecipanti alla rissa, un 25enne e un 32enne, entrambi clandestini, sono finiti al pronto soccorso. Le sei persone coinvolte nella vicenda, tutti cittadini cinesi, sono state denunciate per il reato di rissa aggravata. Il 29enne, conducente dell'auto, è stato denunciato anche per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa, mentre i due clandestini per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Associazioni e alcuni privati cittadini insieme nel coordinamento pratese per la mobilità sostenibile, che ha avanzato formalmente delle proposte all'amministrazione comunale per incentivare la mobilità sostenibile nella fase 2. E l'assessore Leoni annuncia, in viale Borgo Valsugana, in via Galcianese, saranno ricavate ciclabili con la collocazione della sola segnaletica. Guardate. Implementare le piste ciclabili, incentivare l'uso delle bici, coinvolgere maggiormente i cittadini nei progetti in corso d'opera e in quelli futuri, sono solo tre degli 11 punti che il coordinamento pratese per la mobilità sostenibile ha inserito nella lettera inviata all'assessore comunale alla mobilità Flora Leoni e alla dirigente del servizio Maria Teresa Carosella. Nel documento che riunisce gli intenti di associazioni e di liberi cittadini si esorta l'amministrazione pratese a considerare la fase 2 dell'emergenza Covid-19 come l'occasione per attivare sin da subito iniziative volte a promuovere nuove forme di mobilità sostenibile. Una città più creativa, a misura di famiglia, dove gli spazi stradali si riducano a sfavore delle auto e si ingrandiscono a favore del cittadino, dei ciclisti e dei pedoni. Anche Critical Mass Prato insieme a Friday for Future sono due movimenti che fanno parte di questo coordinamento e quindi siamo molto disponibili a promuovere in maniera attiva le varie iniziative che verranno messe in atto in questa seconda fase per agevolare la mobilità sostenibile nella nostra città. Tra tanti spunti, la bicicletta si presenta come il miglior mezzo per mantenere la distanza di sicurezza, promuovere l'attività fisica e migliorare la qualità dell'aria, in una fase in cui gli ingressi contingentati sui mezzi pubblici rischiano di incentivare un uso di massa dell'auto privata. In questa delicata fase 2, più mobilità ciclistica significa meno inquinamento e migliore qualità dell'aria che respiriamo quotidianamente. Perché comunque è una città che si presta, perché è piccola e perché non ha dislivelli. E nelle nostre proposte c'è proprio quello di incentivare, da parte anche dell'amministrazione, a utilizzare le due ruote per andare a lavoro, per andare a fare la spesa, non solo per fare la giratina della domenica. Diverse città si stanno già preparando a questa grande sfida, che sicuramente non sarà facile, ma quanto mai necessaria, e il contesto storico nel quale ci troviamo sicuramente è favorevole ad una svolta sostenibile di quella che è la mobilità urbana.
A Milano, per esempio, è previsto il disegno di nuovi tratti di ciclabile tramite segnaletica e l'uso di distanziatori mobili, interventi veloci e immediati che l'amministrazione è in progetto di realizzare anche a Prato, in vie in cui le carreggiate più larghe possono essere ristrette a favore delle bici. Noi ne avevamo citate due nei nostri incontri, che sono quelle che per caratteristiche, per larghezza della carreggiata, possono ben essere disegnate in questo modo, via Calcianese in particolare e via Borgo Valsugana. Possono essere immediatamente dedicate a delle piste ciclabili fatte solo con segnaletica, che sono molto più veloci. Crollano i premi RC Auto nella provincia di Prato. Ad aprile si è registrata una riduzione del 24%. Ce ne parla Stefano De Biasi. Con l'avvio della fase 2 e il graduale ritorno alla normalità, tanti automobilisti pratesi dovranno rinnovare le RC Auto. La scadenza per molti, infatti, durante il periodo del coronavirus era stata posticipata al 30 aprile, ma adesso si torna alla normalità e quindi arriva il momento di scegliere se restare con la propria compagnia o decidere di cambiare. La buona notizia, come emerge dall'osservatorio di Facile.it, è che la tariffa media rilevata nella provincia di Prato sta continuando a calare. Dopo il meno 10% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record con un eloquente meno 24%. Si tratta del calo più alto rilevato all'interno della regione toscana. La diminuzione ha fatto calare sensibilmente il premio medio della nostra provincia, stabilizzatosi ad aprile 2020 a 684 euro. Il valore rimane comunque il più alto della Toscana, con un più 39% rispetto alla media regionale. A incidere sul calo dei premi dell'RC Auto ci sono state le diminuzioni degli incidenti e delle denunce legate ai sinistri stradali. Dall'osservatorio di Facile.it ricordano però che le tariffe potrebbero presto aumentare se, come prevedibile, con l'interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione e con esso quello dei sinistri tornerà a crescere. Il calo dei premi dell'RC Auto comunque non riguarda solo la provincia di Prato, ma tutta la Toscana. Dopo Prato, gli sconti maggiori si trovano a Carrara e Livorno, la provincia più economica della regione invece è Grosseto, dove si paga un premio annuo di 366 euro. Decine di sacchi neri con 1.500 kg di scarti tessili pronti per essere abbandonati illecitamente sono stati sequestrati ieri dalla sezione investigativa della Polizia Municipale, che ha sorpreso un uomo residente a Pistoia mentre trasportava i rifiuti tessili prelevati da una ditta del macrolotto. La pattuglia in borghese ha visto il furgone entrare dentro il piazzale di una ditta e prendere contatti con gli addetti della ditta, una confezione gestita da cittadini cinesi. Hanno quindi iniziato a caricare sacchi di rifiuti tessili fino a stipare il furgone, che è ripartito poco dopo. Al successivo controllo, l'uomo, un cittadino marocchino di 30 anni, regolare sul territorio italiano, ha confermato di non avere titolo al trasporto dei rifiuti. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del carico e del veicolo. È stato inoltre denunciata la titolare della ditta di 36 anni per aver conferito i propri scarti tessili in maniera illecita a persone non autorizzate al trasporto. Per la rubrica Teleconsiglio Io abbiamo raccolto questa sera i suggerimenti di Teresa Paoli, giornalista e regista. Sentiamo. Ciao a tutti. In questi giorni in casa ho avuto l'occasione di rivalutare alcuni libri classici che avevo già letto e io ve ne consiglio uno che ormai è veramente super classico, Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Tra l'altro, tra pochi giorni saranno 6 anni dalla sua morte. È straordinario, l'universo di Macondo vi piacerà, ci entrerete dentro, vi farà tantissima compagnia, quindi Cent'anni di solitudine. Riguardo ai film, se non l'avete ancora fatto, guardatevi Il grande dittatore di Charlie Chaplin, si trova online in streaming gratuitamente. Occhio all'ultimo monologo, che è di estrema attualità e vi farà piangere. Ciao, siamo a casa. E facciamo adesso una breve pausa, torniamo fra poco. Ben ritrovati, adesso la linea passa al Consorzio Lamma per le previsioni del meteo.
Buonasera a tutti. La carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani ci mostra la presenza di un'area di alta pressione che dall'Europa centrale estende la sua influenza anche alla nostra penisola. Nei giorni successivi ancora alta pressione che tende leggermente a spostarsi verso Levante, favorendo quindi un flusso sciroccale sulle coste tirreniche. Andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. Bel tempo, cielo sereno su tutta la regione, con venti inizialmente ancora moderati, soprattutto sulle zone meridionali da nord-est, ma poi in rapida attenuazione. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo del settore meridionale. Le temperature sono previste in calo nei valori minimi. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, ancora cielo sereno ovunque, venti che tendono sul litorale a ruotare a nord-ovest, maestrale, leggero rinforzo, mari ancora poco mossi, temperature in lieve aumento fino ai 22-24 gradi sulle zone più interne della regione. Uno sguardo anche alla giornata di venerdì, abbiamo detto cambia un po' la circolazione, venti che tendono a disporsi da sud-sud-est, scirocco, in leggero rinforzo nel corso del pomeriggio, il cielo sarà in prevalenza sereno, ma nel corso del pomeriggio, già dalla tarda mattinata e poi nel corso del pomeriggio, è previsto il transito di nubi alte e sottili, delle velature che potranno coprire parzialmente il cielo. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è per domani alle 13:45. Vi lasciamo a intorno alle 9, questa sera dedicato alla didattica a distanza. Grazie per essere stati con noi, una buona serata e arrivederci.